Bene, proseguiamo quindi con gli approfondimenti sulla tematica del gioco con Mauro Ferrari, sociologo, dottore di ricerca presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Parma e rappresentante della comunità ludica Associazione Oltre Fossa di Fossa Caprara di Casal Maggiore, che vedo qui numerosi partecipanti. Il nostro ospite ci illustrerà come il gioco non sia solamente un'attività di svago, ma rappresenti una vera e propria opportunità di rigenerazione comunitaria e appartenga a una catena di rituali di interazione che permette a tutti noi di sganciarci dai ruoli sociali. Diamo quindi la parola a Mauro Ferrari. Grazie di questo ulteriore invito e grazie soprattutto alle amiche e agli amici di Fossa Caprara per quello che stanno realizzando e che adesso proverò a presentare. L'intervento è diviso in due parti, c'è una prima parte descrittiva per la parte di pubblico che non conosce di che cosa stiamo trattando e poi c'è una seconda parte che invece è più interpretativa e riguarda il gioco in sé e il suo senso comunitario. Intanto il titolo racconta quello che gli inglesi direbbero forse push the wheel e che è un gioco letteralmente inventato in questa piccola frazione localizzata vicino al fiume Po tra le province di Cremona e quella di Parma, quindi tra due regioni, Lombardia e Emilia Romagna, dentro una sagra che, lo dico per la prima volta in una sede pubblica, a cui assegnerei una definizione di post-sagra. È un termine che va ancora brevettato, sappiate che potrebbe avere le caratteristiche di una post-sagra perché si qualifica per una serie di caratteristiche con delle differenze molto significative rispetto a quelle che conosciamo normalmente come sagre e che frequentiamo come sagre, ma ci torneremo fra un attimo. Intanto, dove si svolge questa sagra, che ha luogo appunto in questa frazione che conta meno di 200 abitanti nella bassa pianura padana? Il termine sagra dal punto di vista etimologico sembra che derivi dal sagrato e rispetta questo tipo di festa popolare, rispetta esattamente anche questo dualismo: da una parte gli spazi sacri dentro la chiesa in cui si svolgono concerti ad esempio, e dall'altra gli spazi all'aperto che vengono utilizzati per i giochi come questo dell'elezione di Miss Capretta, altra invenzione locale, o altri giochi tradizionali in cui prevale l'elemento del contatto fisico. Non ho messo la foto di quest'anno per evitare di dover essere visto che il protagonista era uno di famiglia. Un elemento fondamentale riguarda, come in tutte queste occasioni conviviali, il cibo, e qui c'è un altro passaggio che è molto interessante perché è avvenuta nel corso degli anni una rivisitazione di un piatto tradizionale, i gnocchi alla mulinera, che rischiavano di andare scomparsi e che sono rientrati oggi grazie a questa ripresa da parte di questa comunità locale. Sono rientrati nei cibi proposti e riconosciuti da Slow Food. Il gioco è un gioco che consiste nello spingere una ruota, la rotoballa, quindi è un gioco che segue l'invenzione della ruota. Quando i covoni di fieno erano dei covoni a forma quasi conica, ovviamente non erano spostabili, ma nemmeno quando avevano una forma di parallelepipedo. Quindi questo gioco per nascere ha avuto la necessità di arrivare dopo l'invenzione della ruota. Il gioco consiste sia in un campionato nazionale sia in un palio tra i due. Qui c'è anche un incidente di percorso, una delle foto storiche di questo gioco. Nel palio, anche questa è una vera e propria invenzione che non rievoca antichi costumi rinascimentali come in molti pali o prototipi di pali che conosciamo negli ultimi anni, e c'è di interessante che anche il pubblico viene invitato a partecipare perché è chiamato a lanciare farina, rigorosamente non alimentare, quindi non c'è spreco di materiale edibile, ai concorrenti, che devono raggiungere il traguardo ovviamente spingendo con destrezza. Non basta la forza fisica, serve anche la capacità di cambiare direzione, queste rotoballe di più di 200 kg ciascuna. Quindi è un gioco che prevede un'abilità e non solo l'esercizio della forza. Questa era l'edizione 2013 che abbiamo presentato appunto 4 anni fa e questa era la squadra vincitrice. Veniamo alla parte interpretativa, quella più sociologica. Il primo, che prende spunto dal tema del forum della cultura ludica di quest'anno e che riguarda i corpi e la lotta, il Sbirro alla Roda non prevede una lotta diretta, ma il contatto fra corpi sì.
E allora io ho provato a rappresentare graficamente l'uomo o la donna occidentale in questo modo, come corpi dismessi. Chi di noi, chi fra noi e fra voi conosce e ricorda alcuni supereroi, cartoni animati in cui venivano lanciati componenti dalla alabarda spaziale ad altre armi che servivano per i combattimenti fra robot guidati da esseri umani, ricorderà che appunto c'era un elemento di base a cui venivano aggiunti gli elementi. Io ho immaginato che nella società occidentale contemporanea il nostro organismo, il nostro corpo sia decisamente sovradimensionato per l'utilizzo di alcune sue parti e sottodimensionato per altri, con l'esito di avere un corpo molto sottile. Se pensiamo a tutta la tematica della iperconnessione, all'essere sistematicamente iperconnessi col mondo attraverso tablet e smartphone, possiamo immaginare un esito da un essere equilibrato come quello di questa figura a un esito decisamente sproporzionato come in questa, in cui alcune parti sono decisamente sovradimensionate. Per cui, ad esempio, noi abbiamo una dimensione auricolare, siamo molto prontati all'ascolto attraverso auricolari, si chiamano così non a caso, oppure direttamente portando gli apparecchi telefonici. E subiamo anche forme di inquinamento acustico. Fatto sta che le nostre orecchie, il nostro apparato uditivo è sicuramente iperstimolato. Alla stessa maniera siamo diventati soggetti verbosi, molto verbalizzanti, per cui siamo abituati a sopravvalutare la forma verbale con cui ci relazioniamo alle altre persone e al mondo. Se pensiamo, adesso sono un po' in crisi, ma tutta la vicenda legata ai vari talk show televisivi in cui trionfano quelli che Pierre Bourdieu, grande sociologo francese, chiamava i fast thinker, cioè quelli che hanno la risposta pronta e che sanno subito colpire nel segno, capiamo bene che la dimensione della parola è una dimensione sicuramente significativa nel nostro mondo. Ma la stessa cosa accade in tutti i processi formativi, nelle aule accademiche, ma anche in tutto il percorso della scuola primaria e della scuola dell'obbligo. Siamo continuamente portati a utilizzare fondamentalmente la parola dei docenti e l'orecchio, e poi ovviamente la parte manuale che scrive, dei discenti. Anche dal punto di vista cerebrale, noi siamo tendenzialmente portati sollecitati a una dimensione di apprendimento che è di tipo cognitivo-razionale. Per cui questa componente, questa parte dell'emisfero viene sopravvalutata e invece la parte che riguarda le emozioni, le relazioni, che sono una dimensione che viene considerata tipicamente femminile, ma ovviamente non solo, è decisamente trascurato, viene considerata trascurabile con grande danno per la nostra crescita. Dal punto di vista corporale i nostri corpi sono sempre più corpi sedentari, fermi, seduti, a scrivere, a leggere, comunque a non a muoversi, e in questa maniera, attraverso appunto dei contatti che sono sempre più verbali, potremmo dire che acquisiamo anche una modalità relazionale che è decisamente difensiva, perché relazionarsi a uno schermo, a un tablet, ad altre persone non fisicamente presenti, significa anche accedere ad una forma di difesa dalla contaminazione, dal contatto, da un universo che è fatto di odori, se non sapori, e di contatto fisico quasi epidermico, che è una dimensione che ci porta poi a tenere a distanza tutto ciò che è differente da noi. Melucci, in un testo straordinario scritto nel 2000, diceva, lo leggo perché è troppo bello, che la cultura occidentale ha progressivamente cancellato la dimensione corporea, ha trasformato le relazioni fra gli esseri umani in rapporti di ruolo, cioè in un incontro fra menti regolate da comuni riferimenti normativi, rapporti neutralizzati asettici, privi di ogni riferimento a un corpo ingombrante e inopportuno, se non laddove il corpo è istituzionalmente necessario per la definizione del ruolo. Ovviamente i corpi degli sportivi sono fondamentali, delle ballerine, dei malati, dei medici, ma anche i corpi delle prostitute, cioè dove il corpo è l'elemento caratterizzante, allora sì, trionfa, ma nelle altre dimensioni il corpo può essere e viene discretamente cancellato. Noi sappiamo invece che ogni volta che i corpi vengono messi in gioco, che la mente e il corpo interagiscono e mettono in scena un tripudio di relazioni ed emozioni, il gioco, la danza, cambia. Una grande autrice contemporanea, Martha Nussbaum, americana,
ci dice per esempio che dovremmo lavorare di più, il titolo è Allestire contesti espressivi, è un tema che sta toccando anche tutte le dimensioni delle politiche pubbliche, delle politiche sociali. Allestire dei momenti di convivialità consente alle persone di incontrarsi. E dice Martha Nussbaum, queste manifestazioni artistiche costituiscono la spina dorsale dei programmi di alfabetizzazione. È impensabile coinvolgere bambini e bambine delle campagne dei paesi cosiddetti poveri o cosiddetti in via di sviluppo se non attraverso il gioco. Ecco perché sono importanti alcuni aspetti come il teatro, la musica, la danza, lo sport, il gioco, per ridare spazi, tempi e fatiche, sudore, emozioni alla nostra completezza. Secondo spunto, il giocare insieme. Ora, competizione e concorrenza dal punto di vista etimologico sono due significati molto diversi, perché la competizione ha a che fare col mondo del lavoro, per esempio, ma anche dello sport sicuramente. La concorrenza letteralmente significa correre insieme, cioè fare un lavoro di squadra in cui sì, ci sarà una competizione, ma una competizione carnevalesca, giocosa, come avviene nel gioco di Sbirla la Röda. Sappiamo che il gioco, il senso del gioco è un senso straordinariamente importante, ha a che fare con i processi di crescita e di apprendimento di tutti gli esseri viventi, se penso alla dimensione infantile, soprattutto direi, e continuo a ribadire in tutte le sedi in cui posso farlo, quando i bambini e le bambine giocano da soli, senza la supervisione degli adulti, cioè non in quelle scatole che sono i corsi di pallavolo, palestra, ginnastica, danza, piuttosto che altro. Quando i bambini riescono a giocare insieme, qui devo dire che a Fossa Caprara durante la sagra questa dimensione non manca, anzi, allora sì, riescono a costruire delle relazioni significative e paritarie tra di loro, non c'è una dimensione verticale di un potere riconosciuto che ordina come si fa, quali sono le regole da rispettare. Allora, creare una festa, e qui la festa è molto legata, densamente legata alla dimensione del gioco, ci aiuta ad esplorare tutti i sensi conosciuti e a queste esperienze di tipo soggettivo sappiamo che queste esperienze valorizzano le interazioni che avvengono nella vita quotidiana in un contesto di tipo carnevalesco, cioè costruendo un senso di relazionalità libera dai vincoli a cui siamo legati invece nella vita quotidiana, appunto rispetto delle regole, a dimensione del lavoro iperrazionale. E una definizione da questo punto di vista che mi sembra particolarmente azzeccata è questa: i giochi della tradizione sottraggono l'individuo alla sovraesposizione delle performance ansiogene. La dimensione lavorativa è una dimensione sempre più competitiva, anche nel lavoro pubblico a cui pure appartengo anch'io per una parte della mia vita lavorativa, è diventata una dimensione, un luogo in cui la competizione si sta sempre più affermando con l'idea di una produttività che è rigorosamente individuale, in cui sì, si lavora insieme ai colleghi, ma poi viene premiata la produttività individuale. Ecco, attraverso il gioco della tradizione, si esalta invece la dimensione collettiva, l'appartenenza a un gruppo più che il contributo degli individui. Gli individui sono fondamentali, ma sono fondamentali perché compongono una squadra. E i corpi nel gioco sono connessi gli uni agli altri e costruiscono insieme legami intensi e provvisori allo stesso tempo, cioè durano in quel tempo lì, e proprio per questo questa parentesi diventa ricaricante, rivivificante. Quindi gli individui competono e concorrono, letteralmente, come in Sbirla la Röda, corrono insieme e costruiscono, intanto che spingono queste rotoballe, non sono solo loro a sudare, ma rievocano la vita della comunità. Lo chiamerei un espediente ludico carnevalesco che sospende i ruoli abituali e però permette a ciascuno di essere se stesso in una dimensione riconosciuta, in cui è possibile sorridere, ridere, sudando insieme. Sono altrettanto importanti, e qui oggi sono presenti soprattutto coloro che allestiscono la festa, più che gli spingitori veri e propri. E vuol dire che queste persone, voi che siete qui, siete quelli che allestiscono gli incontri di preparazione, che preparano il gruppo, che funziona come un'equipe, è una squadra quella che si muove, non solo quella che partecipa al gioco, ma anche quella che costruisce la festa, che si ritrova sera dopo sera a definire i dettagli. E noi sappiamo dalla teoria dei rituali che questa dimensione di aggregazione, di costruzione creativa realizzata insieme, genera energia, è quella che permette a una comunità di esistere.
alcuni autori come questo Randall Collins, studioso americano, ci dice che quando i gruppi funzionano, funzionano come una batteria sociale capace di ricaricare i partecipanti. E poi quando si va in scena, quando c'è la sagra, quando si incontra il pubblico, quando le persone vengono alla cassa per consumare il cibo, si ritrovano, partecipano ai giochi, quello è il momento della ribalta, quando si va in scena, ma appunto lo si può fare perché ci si è consolidati nel backstage, nel retroscena, come quando si va a teatro, insomma, quando si fanno le prove o quando si apre il palcoscenico. Infine, quindi come vedi Fabio, nulla di cui preoccuparsi, giocare insieme ci fa sentire protagonisti insieme e questo non capita sempre nella vita quotidiana, copartecipare in una dimensione non competitiva. Da questo punto di vista, e questo è il terzo e ultimo spunto, possiamo parlare di un rituale ludico, o meglio di rituali ludici perché ormai si ripetono da diversi anni. La tradizione è una tradizione assolutamente inventata, non è ripresa da tradizioni preesistenti. E possiamo parlare, io mi sento di poter dire, che possiamo parlare di un vero e proprio processo di reinvenzione comunitaria. Il passaggio successivo è a quegli autori, Bauman tra questi, il cantore della modernità liquida. Molti tra noi, molti nostri vicini di casa, si sentono non extra ma ex comunitari, cioè, come dire, un tempo qui si stava bene, ci conoscevamo tra vicini di casa, poi in realtà le comunità si sono dissolte, siamo immersi in un mondo liquido, così viene definito. Noi sappiamo che oggi i contesti locali sono sì caratterizzati da disorientamento e frammentazione, ma sono altrettanto aperti alla dimensione degli stimoli che vengono dalle connessioni, dalla globalizzazione, quindi nella globalizzazione le nostre comunità e noi come singoli individui immersi in queste comunità, almeno in queste realtà di vicinato, abbiamo sia l'opportunità di conoscere mondi diversi e sia probabilmente soffriamo di una carenza di relazioni tra vicini di casa. Non è un caso se in quest'epoca, ormai da almeno 20 anni, nascono dalle nostre parti dei movimenti letteralmente identitari che rispondono a una richiesta che è evidente, assolutamente legittima, quella che lo stesso Bauman chiamava la voglia di comunità. Ogni volta che qualcuno cerca di stabilire dei confini tra noi e loro, tra gli indigeni, cioè coloro che sono sempre nati qui e quelli che sono arrivati da poco, organizza, realizza una proposta, mette in pratica anche una proposta che spesso ha degli sfondi tipo razzista, ma risponde a un'esigenza cruciale che è quella di riconoscersi in un processo di tipo identitario. C'è questa ambivalenza continua, insomma, per cui rispondere alla voglia di comunità è un'esigenza legittima. E da questo punto di vista noi abbiamo alcune vie d'uscita. O accettiamo questa proposta nostalgica e diventiamo ex comunitari, nutrendo chiusure e rancore, diventiamo rancorosi rispetto a tutti coloro che ci propongono l'incontro con la diversità, con la differenza. Oppure cerchiamo rifugio entro vecchi luoghi, quelli conosciuti, quelli noti, già visti, gli amici, i bar, le proloco e tutte le sagre che conosciamo, che hanno una, come dire, rispecchiano una ricerca identitaria di questo tipo. Poi abbiamo una seconda possibilità, questa è molto sintetica come ipotesi di lavoro ovviamente, cercare nuove forme comunitarie, rilassate e rilassanti in cui ritrovarci. Si stanno diffondendo le pratiche olistiche, tutte le pratiche che hanno a che fare con lo yoga, le discipline orientali, stanno conoscendo una diffusione straordinaria in questi tempi. La terza possibilità, che io mi sento di affermare, ho ritrovato dentro Fossa Caprara, è quella di provare a ricreare una comunità, senza nostalgie per il passato, ma cercando almeno vie parzialmente inesplorate. E questo in una festa liscio free e con alcune caratteristiche tipo culturale che si accompagnano alla dimensione ludica, mi sembra che questo consenta di poter connettere la dimensione locale, ripeto, comunitaria e neo-identitaria con un'appartenenza più ampia. In questa piccola frazione, questo è un altro autore che si occupa di studi organizzativi, e però guarda caso Lanzara già nel 93, studiando il terremoto in Irpinia, diceva: cosa hanno fatto quando si sono trovati i paesi devastati e si sono trovati in Irpinia a vivere tra le macerie? La prima cosa che hanno realizzato, intanto che aspettavano che riaprisse il municipio, l'ufficio postale e così via, è stata quella di aprire un bar.
cosa è successo a Fossa Caprara quando si è chiuso tutto e quando, come risposta al pericolo di smarrimento, è stato aperto un bar, è nata una sagra. Allora, quello che sta accadendo e quello che è nelle potenzialità delle persone è quello che ci ricorda Putnam, altro studioso americano, che dice: possiamo darci degli obiettivi che sembrano poco ambiziosi, in realtà sono fondamentali, sono cruciali per come stiamo, e cioè troviamo il modo di assicurare che le persone passino meno tempo libero seduti da soli davanti agli schermi accesi e più tempo a tessere relazioni con i propri concittadini. Promuoviamo nuove forme di svago e di comunicazioni che irrobustiscano l'impegno nella comunità invece di impedirlo. E scopriamo nuovi modi di usare l'arte come veicolo per unire gruppi diversi di persone. Sembra un'ipotesi poco rivoluzionaria, ma in realtà contiene i germi di un'ipotesi rivoluzionaria. Quindi, sappiamo, questo è il mio tormentone, che l'invenzione della tradizione è possibile. Sappiamo soprattutto, e questo è un tema secondo me che meriterebbe uno studio, una ricerca più approfondita, stiamo assistendo a un declino verticale delle feste di partito e a una moltiplicazione di sagre, o una serie di rievocazioni medievali rinascimentali che di nuovo rispondono e ci dicono in che tipo di mondo siamo, che tipo di richieste manifestano chi vi partecipa e chi li organizza. Il fascino di una tradizione inventata come quella che si realizza a Fossa Caprara sta nel suo afflato creativo, sta nella sua capacità di introdurre novità e di interrogarsi di anno in anno su cose nuove da aggiungere su un tessuto che si sta dimostrando solido, importante, riconosciuto da tutti i partecipanti, che sta anche dimostrando come come stia avvenendo un successo straordinario anno per anno, che addirittura presenta un crescendo di pubblico. Un pubblico che partecipa a sua volta e si diverte partecipando. Di certo, in sintesi, riporto alcuni temi, siamo alla penultima slide e poi ho finito, a rischio di perdersi in una società iperconnessa e iperindividualizzata, quella che avvertiamo è l'urgenza di ritrovarci in forme aggregate che chiamiamo comunità. E grazie alle molte disponibilità a volte riusciamo a ricreare un senso comunitario nuovo e antico insieme, come avviene in alcune comunità ludiche. E questo è un tema su cui sto scrivendo un saggio che comparirà in un testo in uscita a marzo dell'anno prossimo per la Carocci. Esistono risorse altrimenti indisponibili. Se siamo bravi, se siamo capaci di rinnovarci e non di ripetere sempre le solite buone vecchie tradizioni, riusciremo anche ad attirare persone che altrimenti non si renderebbero disponibili. Magari perderemo qualcuno, ma poi qualcun altro si riaffaccerà, come è capitato quest'anno. Un volontario storico si è tirato indietro, ma un altro altrettanto storico si è riaffacciato. L'importante è mantenere questa dimensione osmotica, di apertura, di collaborazione, di accoglienza anche rispetto ai volontari che partecipano e portano le loro idee. E questo sta avvenendo a Fossa Caprara da quasi 20 anni. Credo che sia questa, ripeto, post-sagra, una dimostrazione assolutamente straordinaria nella sua ordinarietà di come sia possibile rigenerare una comunità. Quindi grazie, Fossa. Allora, noi sappiamo cos'è sagra. È un luogo in cui ci sono cibi tendenzialmente tradizionali, spesso ormai, come dire, l'ultima scoperta sono le verdure pastellate standard, congelate, si prendono e si buttano. Sono cibi abbastanza standardizzati. Si sa già che cosa ci si trova, in cui tendenzialmente, salvo qualche serata diversa dal solito, si balla liscio, e in cui, oltre al fatto che c'è un'orchestra che suona liscio, c'è anche una parte del pubblico che balla come si vede in qualche film, in quel bar texano, che non so dove siano queste scuole, però ogni volta resto affascinato e inquietato da queste moltitudini che si muovono e fanno esattamente le mosse, sarà che non sono capace di ballare, ma quindi un po' mi affascina, dall'altro dico accidenti, senza toccarsi, senza sfiorarsi, sono balli individuali e di massa. E a volte ci sono alcune altre cosette che da contorno, che vanno con contorno, pesca di beneficenza, la tombola, altre, e basta, tendenzialmente, non c'è molto altro. Qualche volta una lotteria.
e molte feste di partito sono così, hanno le stesse caratteristiche, magari c'è la serata sui giovani o ci sono le cover band o simili. Quale può essere una definizione di post-sagra, che sto inventando, quindi non so esattamente cosa sia, e lo sto inventando tarandola sulla sagra di Fossa Caprara, quindi è ad hoc. Intanto ha una definizione liscio free che è assolutamente unica nel suo genere, la rende unica nel suo genere. C'è una dimensione culturale non trascurabile, concerto di musica classica, spettacolo teatrale ogni anno, con vicende alterne, ma insomma tendenzialmente quest'anno c'erano tutte e due. C'è una dimensione culinaria di attenzione alla qualità del cibo, i gnocchi alla mulinera, ma anche il pranzo della domenica legato alla filiera corta, slow food, con l'esaltazione di prodotti e produttori locali. C'è una dimensione che è quella appunto del gioco, che è quella apparentemente più evidente, ma che in realtà nasconde un lavoro di ricerca, di costruzione di relazioni. Anche lì c'è un link, un collegamento forte con WISP e con la dimensione dei giochi tradizionali, che non si trova nelle alte sagre, di nuovo, perché a parte gli unici corpi che si muovono sono quelli che si muovono gli stomaci perché mangiano, oppure si muovono sulle balere perché ballano e finisce lì. Allora, queste tre caratteristiche, cultura, cibo, gioco, non le ho riscontrate in altre sagre che chiamiamo tradizionali e nemmeno nelle feste di partito. Poi, ripeto, ci sarebbe da fare una ricerca sul declino, come sono come due linee, una che scende, sono le feste di partito, a Piadena, il paese in cui abito, quando sono andato ad abitarci negli anni, all'inizio degli anni 80 del secolo scorso, tocca dire, c'era la festa della Voce Repubblicana, dell'Amicizia, dell'Avanti, dell'Unità. C'erano due feste dell'Unità, Piadene e Avone, le due frazioni. Poi pian piano c'è solo la festa del PD che è di zona perché non c'erano abbastanza militanti. Ma nel frattempo in qualsiasi paese sono nate, si sono moltiplicate le feste delle proloco, delle sagre. Basta vedere quattro case dove ci sono addirittura due gruppi. Insomma, c'è stata una quindi in questo senso la ricerca identitaria, però finisce lì. C'è una ricerca identitaria che non è altro che la riproduzione in altre forme di un modo tutto sommato tradizionale, che non ha nessun contenuto innovativo. No, volevo aggiungere questo, che la sagra è partita a cavallo del 2007-2008, in un paese dove era totalmente scollato, non c'era più collegamento, eccetera. A questo punto, cercando di individuare all'interno di un paese piccolissimo delle persone che avessero delle caratteristiche particolari da mettere a disposizione degli altri, quali ad esempio, non so, chi sapeva disegnare, chi sapeva suonare, chi sapeva fare qualcosa, chi sapeva fare qualcos'altro, e abbiamo messo insieme quelle 3, 4, 5, 6 persone che sapevano fare delle cose da poter mettere a disposizione degli altri, e l'abbiamo messo a disposizione di chi sarebbe poi venuto presso l'associazione, presso la sagra, e da lì poi abbiamo incominciato a creare questo momento ad esempio culturale in chiesa con la musica, prendendo chi? Qualche persona del paese che sapeva suonare, disegnare per altri aspetti, dalla tovaglietta alla capretta, a tutta una serie, insomma, abbiamo messo insieme le risorse del paese, e quindi questa è stata un'idea che ci ha fatto unire e poi e ha fatto diventare questa sagra importante perché è sentita. Ecco, la dimensione dei gadget è straordinaria perché i gadget creano appartenenza. Io non so, nel mio portafoglio ci sono almeno 5 o 6 tessere fedeltà dei vari supermercati e dintorni. Anche lì stanno aumentando le tessere fedeltà come le sagre del proloco, e diminuiscono le tessere di partito e sindacato. Anche lì ci sarà, no? Un tema legato a cosa sta funzionando e cosa no, semplicemente, no? Dove c'è un ritorno, direbbero quelli del mercato. Allora l'idea, anche quella geniale, dei gadget può essere la quarta dimensione: la tovaglietta che ogni anno cambia, la maglietta che ogni anno cambia, quella che c'è sui corpi, quella nera, quella di quest'anno.
questa invece era Polo di qualche anno fa, ma era già, come dire, solo per i relatori al Foro della Cultura Ludica o nelle aule. Di solito inizio i miei corsi al Master Universitario sull'immigrazione indossando la Polo, perché ci tengo. E la dimensione di gadget non è una dimensione banale o di solo marketing, perché in realtà crea fidelizzazione, crea appartenenza, no? La scodella, è comparsa la scodella. Ho lanciato per l'anno prossimo l'idea del portachiavi con la rotoballa. Erika ci sta lavorando, ha promesso. Allora, tutti questi aspetti fanno sì, anche questa è una dimensione che non c'è di solito nelle altre sagre, poi magari può essere l'idea che viene rilanciata e copiata da altri, ma non è una dimensione secondaria che da lasciare sullo sfondo, perché in realtà ci dice come questo luogo stia diventando un luogo che, lo ripeto per l'ennesima volta, amplifica la dimensione di appartenenza. Però, lo ripeto, è una dimensione di appartenenza che non è nostalgica, è aperta, perché ogni anno va a curiosare, va a cercare nuove collaborazioni. Qui sta un altro elemento di ricchezza, che ogni anno è parzialmente diverso da quello precedente. Grazie Mauro Ferrari, anche quest'anno, per aver partecipato qui con noi.